Salve a tutti da Titan, tanto bentornati, benvenuti su Final Fantasy XII. Siamo qui dove ci siamo lasciati l'altra volta, nelle gallerie di Baltiers. Dopo vi dico dove stiamo, aspettate. Intanto stavo parlando con Bro. Dice: come, non c'è corrente nei cunicoli? Beh, dopo tanto tempo neanche questo cancello si apre. Provate a inserire questo nel comando di sopra. Hai ottenuto un fusibile, perfetto. Questo fusibile l'ho fatto io riciclando dei rottami, ma funziona che è una meraviglia. Allora, quindi ragazzi, siamo non nelle gallerie di Baltier, ma nelle gallerie di Barheim. E come si attiva questo dialogo qui sotto? Si attiva azionando prima questo interruttore qua sopra, poi andate a parlare a lui che ci dà il fusibile. Vi faccio vedere brevissimamente le licenze come le ho sistemate. Cacciatore per banda, vedete un po' quello che ho attivato, se vi interessa sapere come sono messo. Avio esperto per Baltier e arciere per Fran. Vedete questo come attivazione. Ho comprato questi oggetti, ragazzi, dal tizio lì sotto, da Bro, e li vedete brevemente. Se vi interessa mettete pausa e li guardate. Questo però è l'arrangiamento che ho fatto. Comunque, forse con questo fusibile. Batterial. Ok. Un po' di luce, eh? Troppa luce. Eccessivamente luce adesso. E che mi dici? Bene, la corrente è tornata, ma i cunicoli sono comunque pericolosi. Sicuri che non volete comprare niente? No, guarda, sto a posto, guarda. Di solito rottami, sì, ho capito. Quindi il cancello si è aperto, ora potete cercare l'uscita. Quando c'è la luce non c'è problema, ma quando c'è poca energia diventa tutto buio e vengono fuori mostri spaventosi. Per sapere quanta energia resta, guardate l'indicatore in alto a destra. Aprendo il cancello già diminuita un po'. Per azionare i meccanismi più grandi serve fino al 30% dell'energia totale, quindi meglio non esagerare. Nei cunicoli troverete molti altri cancelli per proseguire. Prima di tutto cercate i comandi che li azionano. Quindi comandi azionano le porte consumano 30%. Se voi fate più del 30%, cioè penso che si arriva al 0%, una cosa brutta. One of those? I've heard of these mimics. They disguise themselves as all manner of things, then strike when you're least wary. Some of them have a fondness for energy, I'm told. They gorge themselves on the stuff till there's naught left. So, what happens then? Lights out, and it's worse in the dark. Much worse. So, let them get too close to one of those conduits, and they'll suck it dry. But don't worry, it'll give the energy back if you ask nicely. Sticking it with a sword helps too. Clock's ticking. Ok, batteria al 28, sta scendendo, aspetta. Ah, ok. Vai. Bianca, energia. Non si può attaccare lui? Ok, zombie. Batte mimic. Credo che... ok, perfetto. No, lo zombie è vivo. Infame. Ma qualcuno è passato di livello o sbaglio? Perfetto. Ragazzi, il gambit, anzi di Van, che praticamente nemico più vicino in vista attacca, lo togliamo immediatamente. Nemico... ok. Van, faccio tutto io con te. Barsh si può... nemico del leader mi piace, nemico più vicino in vista mi piace, ok. Ok, Barsh sta perfetto. Quindi abbiamo ucciso il mimic, la batteria si è leggermente... no, col cavolo, quindi c'è un altro mimic, sta scendendo di nuovo. Mimic... no, che cos'è? Ehi. Sì, vai. E certo, inseguiamolo fino a... ok. Ancora vivo? Oh, perfetto. Ah, facciamoci anche questo, così la batteria dovrebbe risalire, credo. La batteria dovrebbe risalire.
39, ok, e sei a 83, grande, e 63 guild, chi altro? No, beh, qua c'è una risorsa. Se la luce, se volete expare un po', ragazzi, e uccidete, anzi non uccidete questi mimic, lasciateli tutti uno sputo di vita, e dovrebbe uscire gli scheletri, sono gli zombie, gli scheletri, quello che è, e quelli sono abbastanza appetitosi. Il bersaglio di Barsh è troppo distante dal leader. Sì, non mi interessa. 75. No, no, non lo uccidete, no. Mi è simpatico, lasciatelo stare. Ma io ho detto di no. Va bene. Niente esperienza in questo capitolo. Allora, rimettiamo il gambit del nostro amico perché... Nemico con... Ok. Nemico del leader. Proviamo a metterlo così. Perché l'attacco automatico mi divertiva. Ok. Nemico del leader è ottimo. Perché se io sto attaccando un tizio e sono io il leader, gli attacchi andranno in automatico. Però sono io a decidere quando iniziare l'attacco. Non va a ban. O non deve vedere uno. Quindi nemico del leader come gambit promosso. Ora, gentilmente, aspetta, innanzitutto, qui che cos'è, scusatemi, qui non c'è niente. Ah, mi ricordo, ragazzi, di questo posto, mi ricordo che c'è Expavo, la PlayStation 2, Mi ricordo che qua qualcosina la facevo. Che livello siamo? Non me ne accorgo nemmeno, 8889. Ehi, Barsh! Dove avete lasciato Barsh? No, non ci credo. Barsh? Quando sei morto, Barsh? Qualcuno si è dimenticato di Barsh. Dove sei? Non morire mai più, Barsh. Senti, Fran, ma tu dovresti curare la gente, eh? Cioè, io non è che vorrei lamentarmi, però... Allora, spazio a destra o spazio a sinistra, ragazzi? Vediamo quanto expano, 31. Niente di che. Non sono una bella esperienza. 31 esperienze, no, non mi piace, non ci piace. Sinistra o destra? Vabbè, intanto sti qua rompono le palle, expano poco, quindi direi... Ma sei tipo la risucchia tutta? Esce qualcosa di più forte ancora? Spettro, vediamo. Non lo so se sia uscito perché è completamente quasi buio. Non ho visto quanto XP. Ah, perché sei ancora vivo. Aspetta. Andiamo su quest'altro spettro. 52, sì, ma non lo so se ne vale la pena perché sono veramente lunghi. E scompaiono, guardatelo. Non ne vale la pena, andiamo a uccidere subito questo mimic. No, prima il mimic. Fran, fai il tuo lavoro perché siamo un po' tutti nella merda qua, eh. Ma l'infame si sta curando o sbaglio? Stiamo un po' messi male, eh. Allora, tu pozionati. Sì, stai buono. Tu pure pozionati. E tu attacca questo che sta morendo. Dai. Ok, attacchiamo un altro. Ok, mi sto un attimo stancando di Barsh che è una palla al piede. Ma soprattutto stiamo sprecando troppi oggetti. Dai, su. Una cosa veloce. Oh, ok, pensavo scomparisse. A lentezza, veleno ce l'ha ancora. Sì. Mi state stressando, buon uomini. Mi state stressando.
dai. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Lì c'è una ampolla, una giara, un qualcosa. Quindi ci facciamo tutto il giretto qua. Ah, scusatemi, Gambit tuo. Ci abbiamo quello. No. No. Gradirei per queste fasi di gioco avere quello da 70% se esiste. Alleato a caso, pronto soccorso. A te vorrei far apprendere. A qualcuno vorrei far apprendere la magia prima o poi. Che siamo sempre perennemente nella merda qua. Via. Vai. Forse dovrei mettere la pozione automatica con un gambit. Poi ci pensiamo, ragazzi, se le cose si fanno troppo serie. Ancora. Se le cose, dicevo, si fanno troppo serie, cerchiamo di metterla. Tanto che ci vuole. Ehi, ehi. Dove è andato? Dove? Ok. La mappa non me la ricordo, però qui a destra dovrebbe esserci tipo l'ampolla. Adesso l'abbiamo, eh. Aspettate. Sì. Dovrebbe esserci anche tipo il fine livello. Se così possiamo. No, fine livello no. Queste gallerie mi pare che erano abbastanza lunghine. Ah, il povero Barsh sta senza equipaggiamento. Scusami, eh. E sei un ospite, che ti posso fare? Ok. No, un attimo, ragazzi, lasciatemi stare. Voglio prendere l'anfora qui. Ecco. Spettri, spettri ovunque. Dai. Ok. Vediamo che cosa ci dà di bello. Ci dà di bello un altro zombie. Vieni qua, zombie. Ancora. 0% batteria. Le cose non si fanno delle, diciamo. Mappa delle gallerie di Barheim. La mappa di questo luogo è completa. Perché hai alzato la daga? Boh. E basta. Vabbè, più o meno siamo messi carini, dai. Allora, io potevo andare sia a sinistra sia da quella parte. Quindi, andando dritto da questa parte. Andando dritto. Scusatemi che. Si può andare da quella parte. Vabbè, qui c'è questa cosa qua, l'antidoto, ok. Divertiamoci un attimo con questi nemici. No, no, è Barsh. Ti odio. Ma com'è che hanno tutti su di lui? Ecco, ecco. Sarà il fatto che non c'ha equipaggiamento? O Fran lo odia? E Fran non lo sta proprio cagando, Fran. No, vabbè. No. Barsh, sei veramente un pippone. È il momento di impostare qualcosa di un po' più. Nemico più vicino. Alleato. No. Allora. No. Alleato con meno di 70% vita. Sì, solo che sta cosa non è che mi piaccia tanto farla. Pozione. Ok. Ok. Dovrei aver risolto qualcosina. Grande. Sì, ma così, ragazzi, le pozioni non ci dureranno una giornata. Ma qui qualcuno ha una magia? Abbiamo una magia, ragazzi, in squadra? Lux. Cecità. No, io sono avvelenato, quindi non. Ah, ragazzi, ho appena capito perché Fran non cura. E beh, è difficile curare se non si hanno gli MP, no? Punti magia. Abbastanza complicato. Scusate un attimo. Siamo andati troppo avanti. Allora, niente, visto che voglio vedermi tutta l'aria. No, fuggi. E basta. Voglio andare da questa parte. Qui non siamo andati. Vediamo che c'è. Butter Mimic, vai.
Valtier, dove sei? Ah, eccoti. Dai, dai, un altro po'. Questo dovrebbe diminuire i mostri in giro, perché sta recuperando un po' di energia. No. Level up Fran, livello 9. Come siamo messi con cecità? Siamo messi male, ecco, diciamo. Collirio Subascio. Ehi, voglio aprire. Voglio. Ma. Ok. Antidoto, grazie, grazie. Comunque, con un po' di luce, finalmente qualcosina si riesce comunque a vedere. No, lasciateci stare, che siete veramente roba inutile. Più che altro, se vogliamo picchiare un po' di questi mostri, lo vorrei fare, se fosse possibile, davanti a un cristallo. Almeno mi curo. Sì, ma qua deve esserci un altro Mimic che sta succhiando da qualche parte, perché 48% è poco. Senti, hai rotto le palle. Avete rotto, eh? Voi e l'antidoto che mi state facendo usare ogni 2x3. Allora, qui si può. Ah, eccolo. No. E non ci sono. Lì c'è un cavo elettrico. Vediamo se uccidendo il suo tizio qua si alza ancora la corrente. Mamma mia, che fastidio. Antidoto. No, 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 con l'iro, antidoto. Sì, Baltia, vai. Ehi, fanne, entro oggi. 82% mi sembra un bel traguardo. Mi sembra un bel traguardo. Ora, noi potremmo andare sia dritto. Sia dritto che a destra. Vediamo se lui ci indica qualcosa. Non c'è un salvocristallo, una cosa, niente. Non ci sono i punti di domanda, quindi. Ah, ok, eccoci. Giustamente abbiamo la mappa, usiamola. Credo che questo è un piacevole diversivo qua a destra. Vediamo che cosa c'è. Io infatti sospettavo ci fosse un Mimic. Aspetta, qui non dovrebbe esserci niente. C'è tipo un'altra anfora. Ok. Meritatissima. Briglia da guerra. Fatemi un attimo. Vabbè, uccidiamo un attimo questo Mimic. Questo Little Mimic. Ma perché sbaglio tasto? Equip. Ottimizza. Non so, nessuno vuole usare l'oggetto che ho appena preso. Va bene, va bene. Comunque, Barsh, non stai morendo da circa 5 minuti. Io, sei un grande. Stai migliorando tantissimo. Vai, poverino, sta senza pettorale. Sta sempre senza nulla. Sto bravo uomo. 98%, quindi c'è solamente quello lì che sta ciucciando ancora. Ehi, ciucciatore. Dai. Soffri. Olè. Non ho visto che setto livello, ma penso. Ban. Ok, era l'ultimo. Poveretto, il nostro protagonista è l'ultimo a salire come livelli. 123 guild, non si ha mai vi sprecate. Dopo tutti i collini. Ehi, che cavolo! Sta telecamera di me. Dicevo, dopo tutti i collini, antidoti e pozioni che sto sprecando. Anzi, scusatemi. Ma che. Come stiamo con le pozioni? No. Aspettate, eh. Fran, scusami, eh. Allora, recupera MP sconfiggendo i nemici? Sì. Sì, per forza. Recupera. Sì, anche. Ok. Ci siamo. Aumenta il recupero. Ragazzi, dobbiamo. Azione questi due. Me li ricordavo. Ho detto, vabbè, dai, poi salgo. E me li sono completamente scordati. Perché ho fatto questo? Perché stiamo utilizzando troppe pozioni. Mi sto rompendo le palle. E vediamo se fa ancora un po'. E anzi, mi dispiace perché comunque è un gambit che è utile. Cioè, non si può dire che questa cosa della pozione non sia utile. Solo che ne ho 27. Ne avevo 40. E passa a inizio video. Ok. Dove ci porterà tutto ciò? In un posto migliore.
Vabbè, sì, uccidiamo quello. Sto ciuccia energia. Ok. Perfetto. 41 esperienza. Ho appena visto quanta esperienza dia. Grande cancello. È impossibile forzarlo. Deve esserci un interruttore da qualche parte. Vabbè, semplicissimo. Sarà dall'unica altra strada dove siamo passati. No? In effetti il gioco ci dice leggermente di andare da questa parte. I budini. Ma i budini di questo aspetto, che, cioè, cosa, come ti chiami? Budino B. Fai una cosa, scusami, come ti chiami? Budino. Ok, debole a fuoco. Oh no, giusto per sapere, non è che non ero realmente interessato a saperlo. Senti, ma perché ho fatto una cosa del genere? No, Barsh! Mamma mia. Ma Fran, a che servi, Fran? Lo vuoi curare? Cioè, faccio io, guarda. Guarda come si fa, Fran, vedi? Ok? Ok. Ah, maledetta te. Ma io non capisco perché c'è questo rifiuto nel curare Barsh. Capisco che non sia più un uomo attraente come un tempo, però. C'è sta cattiveria. Ma Barsh, vedi che te la cerchi pure tu, eh? Cioè, sei debole e vai in. Vai davanti a quello a farti ammazzare. 114 guil. Fatemi un attimo vedere se c'è. Non c'è nessun anfora. Andiamo su questo. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Sul budino va benissimo. No, ci ha visti, ci ha visti. Come sta Barsh? Ragazzi, devo sempre guardare Barsh. 121, ok. Fran lo sta curando. Forse è nato l'amore. Forse, forse che lo vuole curare. Fran, comunque potresti subire qualche danno, visto che ti ho messo, no, la possibilità adesso di avere MP se subisci danni. Oh, chi c'è qua sotto? Cos'è? Carne putrefatta, ok. Sinistra oppure. No, mi siete con. Ok, saliamo che c'è un'anfora di sicuro. No, sto col cavolo. Una storia triste questa. E va bene, andiamo a questa parte allora. Dove ci state portando? Da un interruttore. Come tutti ben sanno, l'interruttore va fatto più lontano possibile dalla porta. Ma proprio chilometri dalla porta. Scusate, ma ogni tanto. Io sto guardando dritto. Se vado là. Ah, qui. Credo che c'è un'anfora. Anfora, sì! Non potete deludermi due volte su due. Ora, da dove sono arrivato? Da qua, no? Sì. Cioè, cavolo, sono arrivato adesso. Qui siamo al secondo piano? Sì. Una zona piuttosto inutile questa, credo. Quindi bisogna scendere, ok. Budino, se io avessi il fuoco ti maciulerei in due secondi. Devo dire questo. Poi i gambit li personalizziamo un po', eh. Ma siamo all'inizio, facciamo cagare, quindi. Non mi aspetto di. Ah, ehi. C'è un interruttore qua? Perché siamo alla parte finale della grotta. Che bello pensare che dovrò tornare indietro. Collirio, siamo al 100% di energia. Dove sta questo? Ehi, che cos'è? Pozione. Buono, che prima o poi dovrò rimettere. Penso che la boss fight. Tanto ci sono boss fight ovunque. Eccolo, ovviamente ben difeso, perché sennò poi sembra male. Non c'è magia. Sì che ce l'hai. Fire, ce l'hai. Sono stupido allora. Ok. No, aspetta. Pensavo lo uccidessi con un solo fire. Scusami. Che ho sopravvalutata come al solito. Allora, Fran, gentilmente, magie, nere, fire su di lui. Van, attaccalo. Perfetto. Perfetto. Siamo un attimo ciechi? Che strano.
Eppure questo posto è così simpatico. Qui. Perfetto. Entro oggi, se riusciamo ad azionare questo. Entro oggi. Entro. Ok. Comando del cancello, lo premo. Ok. 30% così. E io sto ancora. Ok, si sente un rumore verso sud e il cancello si è aperto. Perché sono venuto da questa parte? Non lo so. Magia nera, fire. Io credo che dopo il cancello ci sarà un punto di salvataggio. Perché secondo me siamo arrivati alla parte in cui ce lo devono dare. Ce lo dovete dare. Perfetto. Dove andremo? Dove andremo? Tutta sta parte indietro. Non mi sto curando della cecità perché io sono fiducioso che ci diano. Che ci diano. Dove siamo? Dove sono? E che ci diano un punto di, diciamo, di salvataggio subito dopo il cancello, perché mi puzza come quest quella che abbiamo fatto. Ehi, Pyros? Ma tu non c'eri? Voglio vedere come sei. Normale, si sta gonfiando. 40 più o meno. Niente di che. Altri Pyros? Sì, e il fatto è che siamo ciechi, quindi non è una cosa bella affrontare un Pyros da ciechi. Mamma mia, ci è mancato poco però. Ok, andiamo qui. Dov'è il cancellone? Eccolo il cancellone. È questo il cancellone, no? Sì. Lì abbiamo fatto tutto. Sotto c'è un po' di robetta. Non mi sto ancora curando, fiducioso del fatto che ci sia un punto di salvataggio. Miss Seeds. It reeks. Something's close. Nice moves there, Captain. You mean traitor? So they say. But I didn't see him kill anyone. My brother did. Rex. He said he had a brother 2 years younger. I see. He meant you. Your brother. What became of... He's dead. I'm sorry. It was you who killed him. I give you my word. That was not the way of it. Rex, sir. My name's Rex. Rex. All I have left, sir. He's 2 years younger than I. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We found them! But if we arrive after he signed the treaty... Sir, we have little time. You must go to the tank. They're slowing us down. Captain Ozilus is... And for my parents. Captain, why? Our king, have you done? His Majesty was a traitor. A twin brother. Fancy that. Hmm. But still, the pieces fit, I'll give you that much. And he did look like you. I don't believe you. Of course not. It was my fault that Rex was there. I am sorry. My brother, he trusted you. He trusted you and he lost everything. How can I believe you? Not me, then. Believe in your brother. He was a fine soldier. He fought to the last to protect his homeland. Now, surely he fought to protect his brother. You don't know anything! Believe what you want to. Whatever it takes to make you happy. What's done is done.
Ok, punto di salvataggio, sì, finalmente, grazie, grazie, grazie. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo lasciare in questo, diciamo, punto, e spero che Final Fantasy vi stia piacendo. Mi raccomando, lasciatemi un mi piace e niente, per questo video è tutto, un saluto da Titan89 e al prossimo video.